Ha chiamato, mamma dove stai? Salvatore! Abbiamo due figli! Ah, poi con il carino! No, ma venire più vicini qui, così siamo più raccolti.
anche se l'acustica, l'audio è perfetto, però siamo più vicini in questo momento. Io vi do il benvenuto ad un nuovo incontro sul territorio, questa volta nella zona località San Costanzo Palazzammare, organizzato dal gruppo del movimento Capri Futura. Sono felice ovviamente di presentare, introdurre questo comizio questa sera, perché è una zona in cui sono nata, sono cresciuta e vivo tuttora. Per me è la terza volta che ho l'onore di introdurre il comizio in questa zona. Vorrei fare con voi alcune riflessioni. Palazzammare è sicuramente una delle zone del nostro territorio che ha visto promesse elettorali disattese più di tutte. Quando 10 anni fa per la prima volta introdussi il comizio dell'allora primavera, c'era tanto entusiasmo, c'era tanta volontà di crescere e di avere fiducia per un gruppo che finalmente riponeva il giusto accento e la giusta attenzione in questo territorio. Quale poteva essere il timore? Che all'indomani della vittoria elettorale, ecco che quest'area ritornasse un po' nel dimenticatoio, insomma come una scartina, come qualcuno l'ha detto, dimenticata. Quando invece 5 anni fa ho reintrodotto il comizio, a quell'entusiasmo e a quella fiducia che avevo i 5 anni prima, potevo finalmente sostituire l'orgoglio. Avevo finalmente visto realizzare cose qui a Palazzammare. Un campo sportivo completamente nuovo, gli spalti completamente nuovi, la costruzione del primo asilo comunale di Capri. E quindi che cosa si può dire? Che è vero che la differenza è nel fare. Esattamente, la differenza è proprio nel fare. Ma una domanda è opportuna: nel fare innanzitutto quando e nel fare innanzitutto cosa? Palazzammare non è più una zona periferica, ma è una zona centrale per noi che siamo una comunità. Come vi dicevo, c'è l'unico campo sportivo qui a Palazzammare, c'è l'unica tendostruttura qui a Palazzammare, c'è un centro di riabilitazione, l'ANFAS, che svolge un'attività importantissima per tantissime famiglie. Abbiamo ancora l'asilo comunale qui a Palazzammare, abbiamo le zone abitative più importanti forse per i capresi che sono state fatte negli anni. Ancora Palazzammare vanta uno dei ristoranti più rinomati, quindi dal punto di vista turistico è un grande attrattore, ancora può essere un grande attrattore per il grande valore culturale, artistico, archeologico, una grande area archeologica, importantissime ville di prestigio, tantissimi quindi alberghi. Quindi Palazzammare è al centro, non è più la periferia, e merita una squadra che possa dare la giusta importanza a questo territorio. Penso lo meritiamo tutti noi come comunità. E voglio fare giusto 2 ultime riflessioni, poi passerò la parola ovviamente ai candidati che parleranno meglio di me di quelli che sono gli obiettivi del programma. Una prima riflessione vuole andare un po', vuole spogliarsi da quell'ottica di, da quella logica di ipocrisia che vuole vedere determinate scelte come una sorta di tradimento, ma io sfido chiunque nell'arco degli ultimi 10-5 anni a non aver cambiato posizione, idea, pensiero rispetto ad una situazione o a determinate persone. Ci sono relazioni che viene giurato l'amore eterno davanti a Dio eppure si interrompono, quindi anche basta, direi, anche basta. E l'ultima, diciamo, riflessione che voglio fare con voi riguarda dal diffidare da chi vuole sostenere che il potere possa essere il comando, ecco, possa essere affidato nelle mani di una sola persona. Penso che per la criticità dei problemi che all'isola di Capri, da emergenza abitativa, overtourism, un'isola al collasso, i trasporti marittimi, i trasporti sul territorio, ma come possiamo pensare di affidarci ad un solo uomo? Come possiamo soltanto immaginare che possa essere uno soltanto a risolvere tutti questi pensieri? E quindi noi per questo crediamo nella squadra. Per questo, non a caso siamo su un campo di calcio, quindi immaginiamo che una squadra intera per poter fare gol, ci sarà una grande dei grandi difensori, ci sarà un grande pressing del centrocampo, ci sarà chi darà l'assist e magari ci sarà appunto chi farà il gol. Io adesso lascio la parola ai candidati, ve li presento. Abbiamo Roberta Ruggero, Maria Picella, Vanessa Rocco, Costanzo Cerotto,
Melania Esposito, Michele Lembo, Mirko Avellino, Alberto Santarpia, Ludovica Di Meglio, Roberto Bozzaotre, Salvatore Ciuccio e il nostro candidato sindaco Paolo Palco. Grazie. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Allora, per me è un onore aprire questo comizio in una zona che per me praticamente è ormai casa. In realtà lo è sin dall'infanzia per ovvi motivi, e quando ancora non c'era questo bel tappeto verde che vedete intorno a voi. Qualche anno fa abbiamo avuto la grande fortuna di poterlo ottenere, ma poi, ahimè, tutto si è fermato qui. In realtà qui si potrebbe fare un comizio un po' raffigurato, consentitemi il termine, perché ci troviamo al centro di una zona che, perché no, un domani potrebbe diventare la zona sportiva dell'Isola di Capri. È vero, negli anni mai nessuno ha pensato di delineare un progetto sportivo e quindi abbiamo pensato di farlo noi. Partiamo da quelli che sono gli impianti sportivi e parlandone un po' in maniera generale, quindi partiamo proprio da qui. Abbiamo intenzione di programmare una manutenzione ordinaria per mantenere le condizioni di questo campo ottimali nel tempo. Naturalmente la struttura non è solo quella che vedete, c'è anche una struttura interna che va riqualificata al più presto, partendo dai servizi igienici, per garantire a tutti i tesserati e a chi ne usufruisce un ambiente salubre. Parlo di manutenzione ordinaria per fare una differenza con la manutenzione straordinaria, che è quella che è stata effettuata qualche tempo fa in occasione della partita dei cantanti. Ben vengano questi eventi, per carità, però credo che i bambini, i ragazzi siano molto più importanti. Quindi diciamo che l'amministrazione ha avuto 5 anni di tempo, almeno poteva programmare diversamente questi interventi e non farli in maniera veloce ed approssimata, perché adesso ci troveremo poi noi a dover anche essere più in difficoltà a fare altri interventi. Se ci giriamo indietro, quello che salta all'occhio è proprio il palazzetto dello sport. Allora, il palazzetto dello sport versa in condizioni da terzo mondo, in condizioni che non sono per niente sicure, quindi prima di pensare a cosa programmare, a cosa fare, deve essere fatta assolutamente una valutazione sul reale pericolo che c'è ad utilizzare questa struttura. Se ci giriamo di là c'è la tendostruttura. La tendostruttura versa in condizioni inconcepibili, sia a livello interno che a livello esterno. Potrei dire che fa acqua da tutte le parti, perché poi in realtà ci piove dentro. La tenda che si regge sulla struttura in maniera approssimativa è bucata in più punti. Che è successo? Che l'umidità nel tempo ha creato dei danni che adesso ormai sono arrivati al limite. C'è muffa dovunque e il parquet va sostituito urgentemente perché è completamente rialzato da terra, crea pericolo ai ragazzi che effettuano sport lì. Scusate l'emozione, però ci sono tante cose da dire in questa zona, purtroppo non è facile perché è una zona che è stata completamente dimenticata per tanto tempo. Naturalmente la tendostruttura ha anche degli spogliatoi, ma anche degli spazi esterni che vanno assolutamente riqualificati. Più in alto ancora, non visibile adesso ai nostri occhi, c'è il campo vecchio. Il campo vecchio ha questa erba alta che cresce continuamente, solo il vicinato praticamente si occupa di averne cura. E in questo caso si potrebbe pensare anche qui a creare un'area sportiva posizionando dei campi multisport. Io non so se voi conoscete, però ci sono questi campi multisportivi che sono fantastici, possono raggruppare varie attività sportive, quindi il tennis, il padel, il basket, perché no, il tiro con l'arco e anche l'atletica, che purtroppo non ha uno spazio. E crediamo inoltre che sia doveroso ma anche necessario abbattere ogni tipo di barriera architettonica all'interno di queste strutture, servizi igienici compresi, perché le strutture sono di tutti e per tutti. Questi naturalmente sono interventi che non possono essere realizzati tutti nell'immediato, ma ci auguriamo di poterne realizzare la maggior parte nell'arco di questi 5 anni. Abbiamo detto più volte che il nostro programma si divide in interventi a breve, medio e lungo termine, però progettazione e programmazione sono due parole che ci dobbiamo prefissare per cercare di prendere la buona strada.
Quello che però nell'immediato vorremmo fare è essere proprio da supporto alle associazioni sportive isolane per metterle in condizioni di poter esercitare ognuna la propria disciplina in ambienti idonei. Quindi ci batteremo per ottenere dei finanziamenti per tutte le associazioni che dovranno essere disponibili ad aiutarci a creare una programmazione invernale e in collaborazione con noi per creare appunto eventi di scambio, di inclusione, che purtroppo su quest'isola sono sempre meno. Ci sta a cuore una problematica che è un po' quella di tutte le associazioni, cioè quella di cercare di ottenere una convenzione con le compagnie marittime, perché purtroppo spesso le squadre non vengono a trovarci perché hanno delle spese onerose da ricoprire, e quindi sarebbe un nostro obiettivo. Questo obiettivo è ce lo prefissiamo per combattere soprattutto il lungo inverno caprese, dove questi bambini e questi ragazzi, oltre allo sport, purtroppo non hanno altre attività da praticare. Ci piacerebbe entrare in contatto con l'istituzione scolastica per cercare di migliorare anche la condizione delle palestre esistenti, che comunque vengono utilizzate da tutte le associazioni sportive. Perché no creare una collaborazione tra assessorato dello sport, che, consentitemi il termine, è stato totalmente assente in questi anni, quindi noi non sappiamo proprio cosa vuol dire avere un riferimento, e anche con l'assessorato all'istruzione per cercare di portare nella scuola lo sport, per cercare anche di creare degli eventi insieme. Cercheremo comunque di ottimizzare al meglio ogni spazio a disposizione per usufruirne al meglio. Ricordiamo che comunque praticare sport vuol dire essere in salute, mantenersi in salute già da una tenera età, quindi è doveroso poterlo praticare in ambienti e strutture idonee. Lo sport unisce le persone, insegna disciplina, rispetto, è uno strumento di inclusione sociale. Io voglio sottolineare che noi saremo accanto alle associazioni, perché il nostro impegno sarà costante sin da subito, ma soprattutto trasparente. Ci prefiggiamo di organizzare degli incontri periodici dove ogni associazione ci potrà dire qualcosa che non va, qualcosa di cui ha bisogno, e cercare di superare ogni tipo di ostacolo insieme. Ora mi rendo conto e con entusiasmo io ho elencato tutto quello che noi vorremmo fare, e sappiamo che non sarà facile, come ogni percorso che si rispetti ci saranno momenti sì, momenti no, però c'è la volontà di iniziare è sicuramente già un buon punto di partenza, e soprattutto di non lasciare questi progetti sempre nei cassetti a pigliapolvere e ad aspettare che poi li faccia qualcun altro. Alla fine ora ci siamo noi e possiamo farlo noi. Credo che siamo arrivati tutti quanti al punto di desiderare un'isola migliore. Quindi quando andrete a votare non vi fate spaventare dal cambiamento, perché già credere nel cambiamento è una vittoria. Grazie a tutti. Grazie. Allora, Roberta ha detto quasi tutto, quindi insomma poi risulta difficile, avevo appuntato qualcosa ma devo saltare perché Roberta ha detto un po'. Vabbè, comunque cominciamo. Innanzitutto grazie per essere venuti. La verità è che vedere tanta gente alla fine è la vera energia, quella che ci dà il coraggio di andare avanti. È vero che noi ci vediamo tutti i giorni per Palazzo Mare, per le strade, ma vedervi qua per noi è importante, perché abbiamo la possibilità di ringraziarvi. Abbiamo la possibilità di dirvi grazie, perché soltanto grazie a voi, grazie alle vostre idee, al vostro supporto, noi andiamo avanti con più coraggio, perché la strada, insomma, come ben sapete, non è facilissima. Fare tante promesse che poi non potranno essere mantenute un po' mi spaventa, quindi noi ci limitiamo a promettervi il nostro massimo impegno. Adesso qualcosa la devo dire, insomma. Si presenteranno davanti a voi con 1000 progetti. O palazzetti a Vicina. 5 anni fa io sono stato complice di aver distribuito a Marina Grande un progetto sulla riqualificazione del porto, una banchina meravigliosa, strade asfaltate, panchine bellissime, fiori ovunque. Avete visto qualcosa? Io non ho visto niente, abbiamo solo perso quei soldi per quel finanziamento,
Marina Grande versa in condizioni, insomma, sapete bene come. Quindi questa gente era sempre abituata che alle parole non ha mai fatto seguire i fatti. Noi in quello dobbiamo essere diversi. Noi dobbiamo far seguire i fatti, che sono quello che la gente vuole. Giriamo pagina. Vado solo due pagine, non qualcosa. Gli unici che hanno dato un po' di vita a questi impianti sportivi sono stati le associazioni. Le associazioni sportive, vediamo il basket, che anche se abbandonato a se stesso ha vinto un campionato. E mi dispiace che oggi qui non ci sono, facciamoci un applauso, perché stanno prendendo il loro meritato premio in piazza. Peccato che le sue cose sono precise, vabbè, li vedremo presto. Ma abbiamo anche l'associazione del calcio, la Germano Gladiero, l'associazione sportiva Diana Capri, che anche fa tanto per i nostri bambini, perché noi la prima cosa a quella che dobbiamo pensare è che è vero che il calcio degli adulti è lo sport che tutti vogliamo vedere, ma il calcio bello è quello là, ecco qua, vedo mio figlio là che gioca, insomma già me lo immagino tra qualche anno che anche lui sarà tra i ragazzini che giocano a calcio. Poi io mi onoro di far parte di un'associazione che credo sia il vanto di questa isola, che è la Croce Azzurra di Padre Pio. La Croce Azzurra di Padre Pio è dislocata lì sopra, in una zona del palazzetto pericolosa e che non dà dignità a chi opera per il bene della gente. Il nostro impegno principale deve essere che le nostre associazioni sportive, il tiro con l'arco, la danza, la vela, devono allenarsi nelle zone migliori dell'isola, in condizioni veramente dignitose, e il comune in questo deve essere vicino. Io magari non sarò l'assessore allo sport, ma come diceva Roberta, negli ultimi anni insomma non penso che c'è stato un assessore allo sport. Quindi no, noi dovremmo fare. Non ha fatto niente. Vabbè, ma non lo diciamo perché sennò no, ci avesse offendere qualcuno, lasciamo stare. Quindi mi ha già perso filo. Vabbè, comunque diciamo una cosa. Come ho detto prima, noi grandi promesse non ne vogliamo fare, perché poi magari non le manterremo. Pensate che c'è una signora che abita qui sopra, ieri l'ho fermata per chiedergli il voto. La signora Itmilk, io tengo 78 anni. Io non ho mai visto che la politica ha mantenuto una promessa. Allora c'è gente vicina, signora, scusate, facciamo una cosa, io fra 5 anni vengo a casa vostra, ogni anno vengo a fare la questo e magari ogni anno per dire se qualcosa l'abbiamo fatta. Fra 5 anni promettetevi che se... Ah signora, lei ha ragione, io non ho potuto insistere a dire dateci il voto, perché fino adesso lei dalla politica è rimasta delusa, diciamoci la verità. Roberta ha detto il passaggio che molto probabilmente i calciatori e i cantanti, che devo dire la verità sono stati gentilissimi con i nostri bambini, sono venuti a fare una manifestazione qui e insomma miracolosamente si sono buttate le ringhiere, sono giustati i bagni, mentre per 5 anni loro hanno chiesto di fare qualcosa per quei bagni che veramente... Ma noi dobbiamo ringraziare una persona per questi impianti, è il mitico Ciccio, allora sta? È il mitico Ciccio, senza Ciccio non si fa niente. Vabbè, andiamo avanti. Diciamo due cose serie, anche se queste pure hanno senso. Questa è una grande zona residenziale. A Palazzo a Mare ormai credo che vive una grossa comunità di persone. Noi abbiamo un grosso problema, che da qui gli autobus passano sempre pieni. Io ho un motorino, quindi insomma il problema dell'autobus lo soffro poco, però la mia compagna ogni giorno torna a casa e si è appiccicato con un autista, con qualcuno che... perché gli autobus passano via. Ma benedetti Dio, abbiamo detto che dovevamo fare una partenza da San Costanzo, ma non solo la partenza, anche l'arrivo, perché noi abbiamo un centro commerciale a Marina Grande che è per i turisti e quindi noi dobbiamo far salire i turisti e i lavoratori, ma qua abbiamo una zona residenziale, abbiamo la nostra gente che deve essere agevolata ad arrivare in piazza. Non ne parliamo dei passeggini, insomma è una storia che abbiamo fatto, però non la vogliamo fare più. Quindi noi ci impegniamo a potenziare il servizio di trasporto pubblico che parte direttamente da Palazzo a Mare, dalla fermata di San Costanzo. Questa è una piccola promessa che credo possiamo mantenere. Poi io ci tengo molto al decoro. Se voi dopo vi fate una passeggiata più sopra, potete vedere il campo vecchio di Palazzo a Mare. Il campo vecchio di Palazzo a Mare, dovete sapere, che ogni anno viene pulito grazie alla generosità
e all'impegno degli abitanti della zona. Altrimenti in quel campo oggi ci sarebbero degli alberi. Io tengo i bambini, mia figlia è andata a giocare a Pasquetta, è tornata a casa con gli occhi così, perché ovviamente è allergica. E allora noi dobbiamo ringraziare, vabbè, non facciamo i nomi perché è brutto, però sembra l'assessore allo sport. Poi ovviamente, come dicevo prima, noi abbiamo anche un patrimonio archeologico, cioè noi abbiamo, oltre al ristorante da Polino, che da qui diciamo fa passare tantissime persone, perché insomma è un ristorante che la gente anche solo per fare una fotografia va a cercarlo, ma noi abbiamo anche un altro stabilimento, i Bagni di Tiberio, che la gente spesso preferisce raggiungere a piedi. Quindi noi quella strada la dovremmo rendere almeno bella, al di là di essere bella, ma quantomeno calpestabile, perché ci sono alcuni punti in cui se non fai attenzione ti puoi rompere una caviglia, per non dire altro. Ho detto tutto, quindi vi saluto. Vi chiedo il voto per la lista del sindaco Paolo Patto, se poi volete dare la preferenza, come sarete fatti. Grazie, grazie per essere venuti, grazie mille. Buonasera a tutti. Allora, le amministrazioni solitamente si dimostrano molto sensibili all'infanzia e ai nostri bambini, ma molto spesso dimenticano però, o almeno trascurano profondamente gli adolescenti. Scusi, ha ragione. Ho detto, normalmente le amministrazioni si occupano dell'infanzia e dei nostri bambini, però generalmente tendono a dimenticare quelli che sono gli adolescenti. Ora, l'adolescenza è un momento molto particolare in cui i bambini e i ragazzi spostano il punto di riferimento dalla famiglia al gruppo sociale, quindi per quanto si dimostrino particolarmente autonomi e indipendenti, in realtà è un'età molto fragile. I ragazzi sono continuamente esposti ad una serie di rischi. Leggevo che un'indagine del San Raffaele addirittura nel 2023 i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni, 1 milione di ragazzi faceva un uso frequente degli alcolici. Passiamo attraverso il bullismo, il cyberbullismo, la sovraesposizione sociale dei social, tante problematiche che vanno sicuramente attenzionate. Ora, un ruolo fondamentale a Capri lo svolgono tutte le associazioni sportive che si occupano non soltanto della crescita fisica ma anche emotiva dei ragazzi. Sicuramente il gruppo scout, l'enorme lavoro che Donnello con Stefania, Nicoletta e ragazzi dell'ACR ha svolto con i nostri ragazzi. Però va detto che un'amministrazione non può delegare un compito sociale così importante solo alle associazioni sportive, deve farsi carico di iniziative immediate e concrete a favore dei ragazzi. E quindi noi, forti anche della partecipazione che i ragazzi hanno avuto in questi mesi, abbiamo strutturato un programma che ha i giovani al centro dell'attenzione. Vi leggo alcuni punti solo semplificativi. Innanzitutto immaginiamo campagne di sensibilizzazione che possano ridurre il rischio della violenza sulle donne, che va iniziato già, è un lavoro che va iniziato già dall'adolescenza. Così come educazione stradale per promuovere comportamenti responsabili che possono limitare tanti incidenti che purtroppo abbiamo avuto sulle nostre strade, storie molto tristi. Implementazione di spazi aperti al dialogo tra i giovani e l'amministrazione, perché se non li rendiamo partecipi non si sentiranno coinvolti e quindi rimarranno sempre esclusi dalla partecipazione sociale. Creazione di uno sportello informativo che dia delle nozioni e delle informazioni dal punto di vista dell'istruzione, della formazione al lavoro. Riapertura del cinema, non si può stare senza un cinema. E spazi che consentano scambi di idee e favoriscono le relazioni fra i giovani. E poi consentitevi un sogno che io ho dal 2017, la ripresa dei lavori dell'ex mercatino, che era un progetto meraviglioso, che è stato mortificato e abbandonato. Chiunque l'avrebbe realizzato poteva mettersi quella medaglia in petto, invece si è deciso di abbandonarlo. Uno spazio polifunzionale che prevedeva ludoteca, una zona insonorizzata dove si possono fare spettacoli musicali, inventare una scuola di teatro, cioè veramente i ragazzi avrebbero potuto fare tanto.
Purtroppo si è deciso di abbandonarlo e spero vivamente che avremo la possibilità di riprendere questo progetto. Diciamo che questa è solo una sintesi delle varie iniziative che si possono fare a favore dei ragazzi. Noi restiamo come gruppo proprio perché ci consideriamo squadra, e squadra non solo tra di noi, squadra con tutti quelli che vogliono partecipare, perché questo è il concetto di squadra. Noi non condividiamo il concetto di un uomo solo che non condivide le proprie decisioni con gli altri. E questo perché fondamentalmente è solo insieme che si costruisce una società in grado di tutelare i nostri ragazzi e di rendere per loro quest'isola una scelta per il futuro. Grazie. Buonasera a tutti. Stasera mi sono dovuto scrivere qualcosa perché sennò incominciamo male. Ciao Michele. Allora, chi mi conosce, sono una persona semplice e umile e sono del popolo e mi ritengo del popolo. Sono impegnato da tanti anni, prima persona, per la lotta contro la discriminazione, per avere una società inclusiva e che non lasci indietro nessuno, specialmente la persona con disabilità. Su questo argomento della disabilità voglio dire una cosa: noi la mattina ci svegliamo tutti i giorni e possiamo fare tutto, possiamo andare a passeggio, possiamo andare a lavorare, ma chi ha una disabilità, e la disabilità non è solo una persona in carrozzina, ma anche una persona anziana che non riesce a deambulare bene, una mamma che ha un passeggino che deve andare a fare la spesa, insomma è comunque una disabilità provvisoria. E quindi per loro vivere a Capri e essere molto disabilitati, cioè immaginati a casa, che non possono fare tante cose e devono essere aiutati. C'è tanto da fare, cioè, per rendere Capri un'isola inclusiva, senza barriere, senza ostacoli, sia fisici che mentali, ma non solo per i capriesi, anche per i turisti. Un esempio su tutte è la spiaggia di Marina Grande, che è lo scivolo che consente l'accesso al mare ai disabili, alle persone anziane, e il problema difficile deve essere installato a maggio, non consentire una funzione alla spiaggia a tutti. Non è ammissibile che a giugno ancora sia stato montato. E questo è il discorso che facevamo prima, la differenza è il fare, ma quando? Cioè, noi non possiamo ancora andare al mare. Ci sono alcune persone, poche persone in verità, che hanno tanto tempo libero e utilizzano scrivendo su Facebook stupidaggini, bugie contro la nostra lista. Invitiamo queste persone a impiegare il loro tempo a fare del bene, a fare volontariato ed aiutare il prossimo anziché gettare fango sugli altri. Molte iniziative all'insegna dell'inclusione potranno essere organizzate anche nell'ambito sportivo, quindi possono avere tante persone paraolimpiche che possono fare tanti tipi di sport. Ho portato la danza in carrozzina con tante persone paraolimpiche che sono venute qua al palazzetto, qui si sana, con coinvolgimenti di associazioni e istituzioni. Con Paolo Falco, il nostro futuro sindaco, potremmo fare insieme grandi cose. Ne sono certo. Grazie. Cari amici, è il momento della partecipazione, della passione politica e della responsabilità, ma è anche il momento di essere credibili, di parlare concretamente dei programmi, di cercare di farlo in maniera da non lasciare alcun dubbio. Per questo, fin dal primo discorso pubblico, ho pensato che era meglio lasciare da parte le polemiche e gli ammiccamenti a questo o a quell'altro e discutere delle cose da fare nell'interesse della nostra isola. Chiunque può verificare che quanto ho detto, quanto abbiamo detto, risponde alla realtà, e chi dice il contrario mente mistificando le nostre parole. A questo punto dobbiamo interessarci per un attimo della lista avversaria. Il candidato sindaco della lista avversaria è in politica da 40 anni, durante i quali ha condizionato in maniera diretta, essendo sindaco, o indiretta,
sostenendo coalizioni che poi ha provveduto chiaramente a minare, la vita politica del nostro paese. 40 anni sono tanti, però se pensiamo agli ultimi 10 anni, ricordiamo che per mero calcolo elettorale sostenne la primavera, giocando a fare il sindaco ombra e provvedendo poi, nel momento in cui venne messo alla porta, a ritirare i suoi assessori. I suoi assessori, signori, che brutto modo di fare politica. Poi ha provato a fare il vice sindaco che logora il sindaco in carica, ma il sindaco ha resistito, è arrivato a fine mandato e lo ha mandato a quel paese nauseato. Noi non sappiamo se ci è già arrivato, ma confidiamo che ci arriverà presto, indirizzato a tanto anche dagli elettori. E allora dobbiamo dire che se il motto della lista avversaria è la differenza nel fare, dobbiamo chiederci fare cosa, fare quando. Forse la differenza è solo nel fare cilecca, questo è quello che ci vuole dire. Ci giungono voci direttamente o da parte di suoi candidati che il candidato sindaco dell'altra lista sarebbe stato impedito nel suo fare. Vi posso garantire, siccome è stato di fronte a me nei banchi del Consiglio Comunale e lo vedevo ogni volta, che non era prigioniero dei marziani, non era prigioniero di nessuno, non era rinchiuso in una segreta ed era solamente prigioniero della sua manifesta incapacità. Quella manifesta incapacità che oggi lo porta a dire che è lui l'autore del successo di Terna. Signori, spaziamo via il campo da tutte queste bugie macroscopiche. Terna rientra in un progetto che era la chiusura delle vecchie centrali a gasolio, ha interessato tutta l'Italia e riguardava l'efficientamento energetico di tutta Italia. L'Italia era stata divisa in zone di competenza. La centrale Sipic è stata chiusa contemporaneamente alla centrale di Piombino, a meno che il candidato sindaco non fosse anche il sindaco di Piombino, mi sembra una condizione abbastanza inusuale. Quindi Terna avrebbe comunque provveduto a chiudere la centrale, anche se a Capri ci fosse stato Paperino come sindaco. Noi, il nostro modo di intendere l'amministrazione è diverso, chiaramente. È un modo, dobbiamo dare dignità ai caprisi. Dignità vuol dire anche farli vivere bene, decentemente nel periodo invernale, nella cosiddetta bassa stagione, che poi bassa stagione è solamente per l'inefficienza delle amministrazioni, perché visto l'afflusso dei turisti si potrebbe ben vivere e potrebbero prosperare quelle attività alle quali saranno garantite incentivi, sgravi, a quelle attività virtuose che rimarranno aperte durante il periodo invernale. Per indole e per professione, comunque, io so che i piccoli problemi impattano sulla vita delle persone in uguale maniera che i grandi problemi. Quindi io non mi faccio una promessa, perché noi promesse non ne facciamo, però prendo un impegno, l'impegno ad ascoltare chi vorrà rappresentare un problema del territorio in un orario, in un tempo da stabilire settimanale. Tramite un delegato o dei delegati di quartiere, oppure non voglio pensare neanche all'avveniristica app di cui si dotò il sindaco Marino, ma al canale WhatsApp dedicato attraverso il quale chi non vuole intermediari può segnalare la buca sul territorio piuttosto che la lampadina rotta. La nostra idea di comune è quella di una casa di vetro, di un comune dove le porte non sono mai chiuse, dove tutto potrà essere discusso alla presenza di tutti. Cerchiamo di dare una svolta definitiva e importante, che sia credibile, perché un giorno non ci chiederanno se siamo stati credenti, ma ci chiederanno se siamo stati credibili. E chi
ha governato e condizionato la vita politica di questo paese fino ad oggi non è credibile, e quindi aiutateci in questo momento a cambiare, a dare una svolta al nostro paese. Diamo un futuro a questo paese e a noi tutti. Buonasera a tutti. Allora, io innanzitutto vi ringrazio per aver partecipato così numerosi anche stasera. Cercherò di essere breve. I miei amici hanno praticamente sviluppato tutti i punti di cui volevamo discutere stasera, quindi non ho granché fondamentalmente da aggiungere. C'è da aggiungere soltanto una cosa. Voglio in qualche modo descrivere un attimo per un secondo quella che è la nostra idea come Capri Futura, no? Noi stiamo cercando di raccontare e di descrivere a tutti i cittadini che incontriamo una visione di futuro, una visione di paese, di un paese in cui innanzitutto si possa vivere bene, in cui i servizi pubblici essenziali funzionino in un determinato modo e in cui possiamo immaginarci che i nostri figli, i nostri nipoti possano effettivamente crescere. Questo è l'obiettivo numero uno e il collante che ci ha unito dall'inizio sia ai ragazzi e ai signori che oggi sono candidati che a quelli che hanno partecipato alle riunioni per la stesura del programma, per l'organizzazione dei comizi, e a quelli che ovviamente parteciperanno. Io mi rendo conto, benissimo conto, che questo è un periodo che per il cittadino non candidato e non supporter è un periodo difficile che arriva ogni 5 anni, in cui ognuno prova a tirarti per la giacchetta, prova a dirti una cosa, prova a promettertene un'altra, perché in fondo promettere è molto più difficile, molto più facile che fare le cose, e quindi ovviamente il tentativo di procurarsi voti avviene soprattutto grazie alle promesse, che molto spesso sono semplici, molto spesso sono banali, e che quindi hanno la capacità di creare un'attitudine sul cittadino, ma che poi in realtà nei 5 anni successivi difficilmente si realizzano quando governano un certo tipo di politica. Quindi, partendo da questo presupposto, io ritengo che quando c'è qualcuno che si candida e ha già svolto dei ruoli di governo, soprattutto apicali, come nel caso di un sindaco, di un vice sindaco, di un assessore, oltre a raccontare quello che vuole fare, a fare qualche promessa, dovrebbe avere la capacità di raccontare quello che ha fatto. Trovo veramente scioccante l'idea di una persona che per 45 anni si candida alle elezioni, questa è la 57esima volta che si candida, e non riesce a raccontare quello che ha fatto per questo paese, perché le uniche cose che gli vengono in mente sono nomignoli per l'avversario, scemenze varie, insufuniamenti e cose varie. E sono anche abbastanza sicuro che tutti, a partire da chi vive in questo quartiere, sentano una certa stanchezza rispetto a un certo modo di fare politica. Parliamoci chiaro, questo quartiere noi abbiamo dedicato, come avete visto, alcuni punti del programma, abbiamo dei candidati che per nascita o per affetto qui lo frequentano quotidianamente, penso a Mirko, penso a Alberto, penso a Roberta, la stessa Giusi che ha introdotto il comizio, però in questi 5 anni Palazzo a Mare non ha visto niente, non credo sia stata mai cambiata una lampadina fulminata, non credo sia mai stata aggiustata una strada, credo che anzi tutto sia abbastanza abbandonato, c'è la Scala Fenicia in condizioni inguardabili, c'è questo campo che così come il tendone appaiono abbandonati. Questo è un campo che è stato inaugurato soltanto 5 anni e mezzo fa e già si comincia a vedere i segni della disfatta, i segni del degrado. Quindi mi rendo conto che questo è un quartiere che spero sia sensibile rispetto ad un'idea di cambiamento, però io non ho una verginità politica, anche io ho fatto l'amministratore, come sapete ho fatto il vice sindaco, quindi anche io qui mi devo presentare dicendovi quello che voglio fare, ma anche quello che in passato, quando ne ho avuto l'occasione, ho provato a fare. Io ho fatto parte dell'amministrazione che innanzitutto ha rimesso a posto e riqualificato questo campo. Ho fatto parte dell'amministrazione che ha fatto l'asilo nido, ho fatto parte dell'amministrazione che ha fatto Palazzo a Mare da cima a fondo,
ho fatto parte dell'amministrazione che ha creato gli stalli di sosta bianchi per gratuiti, quindi per i residenti, e ho fatto parte e sono stato anzi l'assessore che ha proposto e ottenuto le corse riservate ai residenti di cui parlava Mirko, perché oggi non ci sono, ma in passato ci sono state. Voi, se siete gli abitanti di questa zona, dovete ammettere che quando io facevo l'assessore ai trasporti, e quindi quando c'era l'amministrazione 2014-2019, questo di servizio non esisteva, perché l'estate, anche nei momenti peggiori, avevate un pullman allora che vi collegava al cielo. Non lo si è fatto perché uno si immaginava che potesse servire, ma perché uno ha ascoltato il territorio e l'ha ottenuto impegnandosi. Non c'è stata neanche l'accortezza di riuscire a mantenere quello che gli altri avevano creato. Il campo sta così, le corse riservate ai residenti non esistono più, per cui una persona di Palazzo a Mare o se la fa a piedi oppure può passare le giornate intere sulla fermata. Questa è una condizione di oggi, non è la condizione in cui io ho lasciato l'assessorato. Perciò io spero che ve ne ricordiate quando qualcuno verrà a parlarvi e vi verrà a parlare di tutti i progetti del mondo, come diceva Mirko, dalla piscina che iniziano i lavori tra 2 settimane, è un caso che iniziano proprio dopo la campagna elettorale, non prima, perché non inizieranno questi lavori, non vi verranno a promettere tante altre cose. Abbiamo tutti quanti l'intelligenza di capire che c'è chi si impegna e chi prova a fare le cose e chi invece sente, come dire, una gloria nel prendere in giro le persone. Diversifichiamo queste categorie di persone e cerchiamo di fare una scelta elettorale per il territorio, perché noi siamo venuti qui e ci stiamo mettendo tutti quanti in gioco. Ognuno di noi ha fatto un sacrificio personale per candidarsi, chi ha dovuto reimpostare la sua vita lavorativa, chi ha dovuto reimpostare la sua vita familiare. Non era scontato avere un'alternativa di qualità come quella che vi stiamo proponendo. Non ci siamo accoppiati negli ultimi 5 minuti, abbiamo cercato di fare le cose con intelligenza, ci siamo sempre detti dal primo giorno: o siamo capaci di proporre una squadra che poi il paese lo può cambiare per davvero, oppure non sarà campo, non sarà compito nostro, non ci presenteremo nemmeno. Se oggi siamo qua è perché siamo in grado e ci riteniamo che siamo stati in grado di aver superato questa prima fase. Ora vi chiediamo di farne proseliti, di darci una mano. Noi ci impegneremo al massimo, tra 10 giorni si vincono le elezioni, tra 7 giorni si vincono le elezioni, tra 20 giorni mettiamo le corse riservate ai residenti, ve lo garantisco, se no vi vengo a prendere io con un pullman se non mantengo questa promessa. Tutti gli altri si impegneranno nelle loro cose, però ragazzi basta certi personaggi, ve lo chiedo da giovane di questo territorio, da persona che cerca di impegnarsi. Voglio perdere le elezioni contro qualcosa di credibile, ma non contro una barzelletta. Grazie. Signori, buonasera a tutti, mi accodo ai ringraziamenti fatti da Roberto e quindi grazie per essere accorsi così numerosi anche oggi in questa seconda tappa dei nostri comizi elettorali. Per me è il mio esordio, è ancora più speciale poterlo fare qui dove sono cresciuto, qui che è casa mia. Quindi ecco, ancora prima di approfondire insieme a voi quelli che sono i temi, idee, i progetti per questa, per quest'area nello specifico, permettetemi di ripercorrere con voi quelli che sono stati un po' gli anni più spensierati della mia vita. E quindi ricordo con tanto affetto quei giorni d'estate che iniziavano con ci vediamo da Mimì per andare al mare, continuavano poi andiamo al campo vecchio per andare a giocare. Crescendo questi giorni sono diventati quelli vediamoci alle 5 per il torneo al tendone, ma prima andiamoci a mangiare una pizza alle macchinette. Anni intrisi di sport, forti amicizie, quindi anni trascorsi che ricordo con estremo affetto, quelli del tiro con l'arco, trascorsi nel palazzetto dello sport, il campo vecchio, la casa di Bruno ed Erminia, anni ricchi di soddisfazioni e che ci hanno permesso ecco di crescere non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello personale. Tutto questo per dirvi cosa? Per riflettere insieme a voi su quel che era il ieri e da qui ripartire per riprogrammare il domani. È importante infatti ancor prima di approfondire tutte quelle che sono le tematiche che possono avere ad oggetto questo quartiere, quest'area specifica, lavorare insieme per ritrovare quel senso di comunità che ci ha contraddistinto negli anni.
senso di comunità, di appartenenza, che è sempre stato un po' il fattore che ci ha contraddistinto, che ci ha permesso negli anni di crescere e di sviluppare. Perché ecco, una comunità non può esistere se non vi è benessere, ma benessere che non deve essere inteso in senso economico e quindi successo personale all'interno delle proprie aziende, del proprio posto di lavoro. Il benessere significa accedere e avere un'adeguata qualità della vita. Qualità della vita si può raggiungere solo con un'amministrazione presente che ascolta i propri cittadini, ascolta la propria comunità e che è vicina ad essa e con lei collabora per poter portare avanti l'intera popolazione. Ecco, volendo contestualizzare quindi la comunità e i progetti per questa comunità relativi a quest'area, quattro sono i temi che mi vengono principalmente in mente, tanti sono già stati citati, in realtà quasi tutti. Si parla di infrastrutture, si parla di sicurezza, si parla di decoro urbano e si parla anche di turismo. Volendole affrontare una ad una, ecco, abbiamo alle nostre spalle il palazzetto dello sport, poco più su c'è il tendone. Entrambe queste infrastrutture restano in condizioni oggigiorno definibili pietose, senza altri giri di parole. Potete vedere voi stessi, allungando un po' lo sguardo, che il palazzetto dello sport è ridotto a un deposito, ma vi assicuro che questa è solo la punta dell'iceberg, perché ai piani inferiori potete trovare anche di peggio. E non è possibile che lasciamo una cosiddetta cattedrale nel deserto, no? Uno spazio così ampio tenuto così male. È infatti fondamentale, ancor prima di pensare a qualsiasi progetto che possa implementare il palazzetto, migliorarlo, riqualificarlo, rimetterlo in sicurezza. Oggigiorno c'è un'associazione sportiva che da anni prosegue con i propri sacrifici questa attività e merita di avere uno spazio in sicurezza. Non è accettabile che questa abbia dovuto mettere in sicurezza in autonomia quelle che sono le mura del palazzetto. Potete vedere che ci sono queste piccole travi nel muro sul lato destro. Questo è perché il palazzetto quest'inverno con lo soffiare del vento si muoveva. Non credo sia una condizione accettabile. Saliamo più su, c'è la tendostruttura. Oggi la tenda e la tendostruttura è sorretta dalle pietre. Non so voi, io non credo che ci sia una condizione del genere, anche volendo andare a terraferma, in un paese, con tutto rispetto, che goda comunque di un prestigio minore del nostro. Ecco, anche lì è importante implementare un progetto di qualificazione importante, ma ancor prima, visto e considerato le tempistiche che coinvolgono un progetto del genere, sarebbe perlomeno opportuno rimetterlo in sicurezza con delle opere che in realtà potrebbero richiedere veramente poco tempo. Si tratta appunto di sostituire la tenda, di risistemare il parquet e di mettere in sicurezza i bagni e il resto della struttura, perché oggi c'è un'associazione, quella del basket, che ha riguadagnato il posto che meritava vincendo il campionato e merita una struttura che sia adeguata. Si è parlato poi di spazi adiacenti, no, alla tendostruttura. Ecco, questo è importante riqualificarli non solo magari ridestinandoli ad altre attività, ma è proprio importante dal punto di vista del decoro urbano ridefinire l'intera area, perché oggigiorno non è accettabile che in caso di emergenza sanitaria bisogna attendere una persona che ci venga ad aprire la catena che oggi chiude l'ingresso all'accesso di quell'area. Non è accettabile proprio perché, ecco, in fase di un'emergenza sanitaria la tempestività è tutto e non è accettabile che possa accadere una cosa del genere. Continuando più su, ci interseghiamo quindi con Via Fenicia, parliamo di turismo. Guardate, è incredibile, magari se vi soffermate anche una sola oretta nei paraggi della strada, vedere il numero di turisti che sono convinti di raggiungere Anacapri in 20 minuti perché il loro Google Maps ritiene che per l'appunto in 20 minuti sia la strada più veloce rispetto alla calca che c'è giù Marina Grande. Inconsapevoli di ciò che gli aspetta, capita spesso, credetemi, di vedere persone che si alzano le valigie in braccio e che salgono da Anacapri portando le loro valigie. Ecco, non penso che questa sia l'idea di turismo che noi abbiamo della nostra isola. Se vogliamo lavorare per l'eccellenza, vogliamo pregiarci di essere l'eccellenza, dobbiamo passare anche per queste operazioni. Il tutto si potrebbe risolvere in una maniera molto semplice, basterebbe una cartellonistica adeguata. Questo dimostra per l'appunto un'assenza latente delle amministrazioni in questo contesto. Non si vuole parlare di grandi opere in questo caso, questo perché ancor prima di arrivare alle grandi opere, per garantire quella qualità della vita di cui vi ho accennato prima,
basterebbe fare piccoli passi, basterebbe essere presente sul territorio, basterebbe provvedere un'illuminazione adeguata, basterebbe coprire quelle che sono le buche, rimettere in sicurezza le strade, passando per via Porciello, poco più alla nostra sinistra, troviamo un costone totalmente disceso, una strada che sta sostanzialmente cadendo, abbandonata a se stessa. Non è accettabile, signori, tutto questo non è per nulla accettabile. Se ci siamo ridotti in queste condizioni è un po' anche per colpa nostra, perché ecco, lavorare magari per il tornaconto personale può appagarci oggi, ma senz'altro non soddisferà la comunità del domani. Quindi è fondamentale ritrovare questo senso di comunità a cui facevo riferimento in apertura, e insieme noi amministrazione e voi comunità, popolazione, lavorare all'unisono per portare effettivamente un cambiamento positivo all'isola. Credetemi, si può, insieme possiamo farlo, a maggior ragione perché si tratta veramente di poco. E a me sembra incredibile dover fare ecco un comizio parlando di magari del vasolo, della stradina, dell'illuminazione, perché sono questioni veramente che in una comunità come la nostra non dovrebbero neanche essere prese in considerazione, perché dovrebbe essere tutto brillante. Ecco, quindi vi lascio, prima di lasciare parola al candidato sindaco Paolo Falco, con l'invito a darci fiducia. So che sembra una frase scontata, una frase fatta, soprattutto in prossimità delle elezioni, ma noi vi assicuriamo che, come abbiamo sempre dimostrato nelle nostre sfere personali, abbiamo sempre messo il massimo impegno in qualsiasi attività che abbiamo condotto nella nostra vita, e allo stesso modo siamo più che disposti a fare lo stesso per la nostra comunità. E quindi è per questo che vi chiedo la fiducia, convinto che possiamo effettivamente portare un cambiamento positivo alla nostra comunità. Grazie. Buonasera a tutti. È sempre bello tornare in questo campo. Questo campo ha visto nei miei primi passi da grande calciatore, da bambino, i miei sogni, che si sono infranti ovviamente, anche se assomigliava a Zenga, con il capello, vabbè. Sogni, parliamo di sogni, perché i sogni si sono infranti, ma si sono infranti un po' per tutti noi. Abbiamo sperato veramente che l'isola rimanesse per sempre il suo mito, rimanesse sempre la nostra isola più bella del mondo. Lo è, perché il nostro Signore, per chi ci crede, ce l'ha regalata. Noi non l'abbiamo trattata bene, questo è poco ma sicuro. Oggi siamo scesi insieme, abbiamo fatto la passeggiata dalla piazzetta, siamo arrivati qui e siamo arrivati fino al Campo Vecchio. Anche il Campo Vecchio la sogna ancora di più, con il famoso tango. Il tango, chi se lo ricorda, ne abbiamo perso un sacco nella villa di Bismarck, ma sta in condizioni terribili. Ma il problema è che dove ti giri, dove ti volti sull'isola siamo messi così, da Tiberio a Matermania, alla piazzetta delle Noci, a giù a Marucelle, dappertutto. Cioè veramente io non so come siamo arrivati a questo punto, e me lo chiedo e mi faccio una domanda perché adesso bisogna dare delle risposte, finalmente delle risposte. Qualche risposta importante sarà data nell'amministrazione di cui già ho fatto parte. Invece qui si continua a parlare di sciocchezze, si butta ad offendere gli altri, mi viene richiesto continuamente di giustificarmi, di giustificarci. Io non ho mai fatto il sindaco, nemmeno il vice sindaco. Io ho fatto semplicemente il consigliere comunale per un breve periodo di circa 4 anni. In questi 4 anni, per dire le cose che si sono fatte, e da consigliere mi sono battuto insieme a tutto il gruppo per rendere Capri un'isola cardioprotetta. Abbiamo messo i defibrillatori per renderla più sicura, abbiamo messo anche al Campo Vecchio, non ci sta più al Campo Vecchio, non so che fine ha fatto, quindi le case che stanno al Campo Vecchio non hanno più la sicurezza di prima. Abbiamo fatto prevenzione, abbiamo aperto il comune per fare prevenzione, abbiamo addirittura aperto il comune per tutti, fatto venire medici da Napoli per fare visite gratuite e quant'altro. Abbiamo chiesto a dei medici amici di fare visite a scuola, una cosa che si faceva negli anni in cui ero,
in cui ero bambino, veniva il medico, il famoso medico condotto, e faceva le visite. L'abbiamo chiesto, abbiamo chiesto agli amici di aiutarci, abbiamo trovato un sacco di bambini, la dottoressa Moffa mi è il testimone, che avevano problemi oculistici che sono stati scoperti precocemente grazie a questo impegno. Ecco il fare, quando uno parla di fare, questo investe di semplice consigliere. Ma di più, circolano nelle ultime ore delle cose terribili sull'ospedale Capilupi, che non sarà la clinica svizzera assolutamente, che ha un sacco di criticità, un sacco di problemi, ma vi assicuro che dal 2019 che ci ho messo piedi, che ad oggi la sicurezza nell'ospedale è aumentata, non diminuita. Bravo. Ma non solo perché ci sono io, perché non è che ci sono sempre, ma perché ho dato un metodo anche all'interno dell'ospedale. Abbiamo comprato attrezzature che non c'erano, un po' con l'aiuto della popolazione durante la pandemia. Abbiamo fatto comprare attrezzature, per rianimazione, macchine di rianimazione, per essere semplici. Nessuno di voi sa, per esempio, che prima di questo periodo ce n'era una sola di macchina per la rianimazione, stava in sala operatoria ed era anche rotta. Cioè noi, una popolazione di 14.000 abitanti, più tutti i turisti, non avevamo possibilità di essere salvati per un'intubazione. Oggi ci sono 5 macchine, ci sono 5 ecografi. Ora è chiaro, bisognerà organizzarlo meglio, chiederemo all'ASL di farlo, chiederemo di fare un percorso nascite, purtroppo la legge oggi non permette più di fare il punto nascite, però un percorso nascite, abbiamo già individuato insieme a un ginecologo dell'ospedale di fare un percorso che sia semplice per le future partorienti, per le gestanti, cioè essere seguiti presso l'ospedale locale, presso il Capilupi, fino a quando il ginecologo ritiene giusto che sia seguito. Dopodiché, gratuitamente, abbiamo già individuato una struttura che può ospitare le persone che vogliono recarsi a terraferma e non possono, non tutti hanno possibilità di spendere 5, 6, 7, 8 mila euro per andare a partorire. Non è possibile non garantire questo. E poi mettere in contatto con l'ospedale napoletano, probabilmente l'ospedale del mare, che è il più attrezzato, dove c'è anche una TIN, cioè una terapia intensiva neonatale, per poi poter proseguire e avere il giorno più bello della propria vita. Ecco, queste sono le cose importanti, cioè le cose da fare. E così è sui trasporti, su tutte le altre problematiche di cui già i miei amici hanno parlato. Noi ci stiamo mettendo la faccia, signori, veramente ci siamo chiesti se potevamo ancora aspettare e stare affacciati alla finestra. Io credo che non ci sia più tempo di aspettare alla finestra, perché abbiamo una comunità che ha bisogno di qualità di vita. E non è soltanto guadagnare l'estate per poter spendere qualcosa all'estero o d'inverno. La qualità di vita è per tutte quelle persone che hanno bisogno di assistenza, che hanno bisogno di essere accudite, che hanno bisogno di spazi di aggregazione, spazi dove vedersi, spazi dove poter giocare, fare una partita a carte, una partita a scacchi, di aprire un cinema. Perché non un cinema gratuito, per esempio, per persone di una certa età, per i bambini? Cioè portare ancora più mobilità alle persone nelle zone più basse o più alte del territorio comunale, dell'ottimo lavoro già stato fatto dall'assessore Ciuccio, implementare ancora di più questo lavoro. Io dico, ci stiamo mettendo la faccia, siamo pronti veramente a fare un combattimento, come ci vedete tutti quanti insieme, cioè nessuno escluso. Quindi chiaramente stiamo davanti a delle macerie, non abbiamo la certezza di poter fare tutto e tutto subito, ma vi garantiamo che ci sarà un impegno globale e non vi lasceremo soli, e voi non dovete lasciare soli noi. Questa è la cosa importante. Grazie. Grazie a tutti, vi aspettiamo anche il 5 alle ore 19 per la località Tiberio. Grazie.